lo avrebbe reso interessante e per me sarebbe stata una fonte di apprendimento. Vi aspettiamo a Colloredo, venite a trovarci. Cordiali saluti, Stefano Perez. E lui, Allora, Stefano è un altro, non so, era sì. Signore. Sì, era un amico di Stanis, l'ho conosciuto. L'autore di quanto... Allora, adesso ci siamo? Dalle microfono. Adesso ascoltiamo Maria Rosa che ha curato un libro attualissimo, perché sembra che veramente Stanislao sia qui con noi, perché ogni capitolo su ogni continente viene preso tutta un'intervista. Quindi, ecco, ci fai capire come è nato il libro, per quali motivi o per volontà di Stanislao? Per volontà di Stanislao. No, adesso ci spiega tutto comunque. Allora, va bene, dico questo e poi faccio un passo indietro. In realtà io avevo scritto precedentemente un libro che era I tre cantastorie, che raccontava le vicende di tre personaggi della famiglia Nievo. Stanislao, Ippolito, Ermes di Colloredo. E questo libro è andato bene, è andato in giro, ha avuto due edizioni. Quindi... E allora Stanis mi disse: perché non ne scrivi un altro, non fai qualche altra cosa? In quel tempo mi aveva dato da riordinare i suoi 700 articoli. E quindi io mi sono spesso persa mentre riordinavo, ma il lavoro andava rilento perché ero incantata dalle immagini e mi veniva voglia di leggere e quindi mi fermavo a leggere. Allora, dopo averli letti tutti quanti più o meno, a un certo punto li avevo anche riordinati e gli ho detto mi piacerebbe pubblicarne un po'. E lui in un momento mi disse lo fai tu, perché per quello che mi riguarda, secondo la leggenda metropolitana fra gli scrittori che sono anche giornalisti, uno alla fine della sua vita pubblica gli articoli, queste cose qua, insomma è come se volesse fare una summa di quello che ha fatto. Quindi dice io non lo farò, no, dico lo faccio io volentieri. Naturalmente lui ha visto il lavoro in borsa e poi avendo appunto a disposizione il viaggiatore, pensavo che forse a questi articoli 50 scelti fra 700, quindi ho cercato di scegliere quelli che per una prima pubblicazione potevano essere più appetibili per il grande pubblico, a questi articoli divisi per continenti ho premesso un'intervista. Mi sembrava interessante e forse anche utile per il lettore sentire dietro le quinte di questi viaggi che poi lui raccontava nei suoi reportage. E naturalmente poi lui è mancato, quindi questo libro è stato messo da parte. Io ho avuto l'incarico da Consuelo di dirigere la fondazione, quindi naturalmente ho avuto tantissime... Non si sente? Ho avuto l'incarico di dirigere la fondazione, quindi naturalmente ho avuto tantissimo lavoro da fare. E poi a un certo punto, poiché secondo me le cose nascono o avvengono quando i tempi sono maturi, l'anno scorso, dopo che la Fondazione abbiamo curato la pubblicazione ancora con l'editore Gaspari e anche qualcun altro di due inediti e di una serie di altre cose, ho pensato che fosse giunto il momento finalmente per questo libro. Quindi ci ho rimesso le mani, naturalmente ne ho parlato con Consuelo, ho chiesto il suo consenso, abbiamo cercato l'editore e così questo libro è uscito. Io volevo, dicevo, fare un passo indietro. Vi siete mai chiesti come mai i libri di viaggio da sempre hanno molti appassionati lettori? Perché l'idea di raccontare per un viaggiatore è una cosa importante. Ognuno che viaggia, che visita, soprattutto più in passato, o perlomeno soprattutto per i veri viaggiatori, cioè per quelli che vanno in posti poco conosciuti, poi ritornati desiderano in qualche modo condividere quello che hanno visto, le meraviglie che hanno visto. E d'altra parte... è anche vero che noi molte volte nei viaggi o anche in altre situazioni attraversiamo
le cose della vita, le vicende, e nel momento che ne siamo o testimoni oppure protagonisti, non siamo proprio consapevoli fino in fondo. Quindi il raccontarle, il ricordarle e ripeterle attraverso le parole, ma anche attraverso l'emozione che è legata a queste parole, fa sì che questo ricordo si fissi in maniera precisa nella memoria. E quindi ecco perché i viaggiatori, tutti quanti, con varie forme di cui vi dirò, hanno sempre cercato di raccontare queste loro avventure. C'è una costante nei libri di viaggio, che è quella in cui c'è qualche eccezione, ma insomma spessissimo la voce del narratore si lega, è la stessa del viaggiatore. Questo perché? Perché soprattutto quando si raccontano viaggi in terre abbastanza poco frequentate, è proprio la testimonianza diretta del viaggiatore, di colui che narra, che rende credibile la storia. Io ero lì, l'ho vista, ho partecipato e voglio che ve la testimonio. D'altra parte, il viaggio è legato all'uomo. L'uomo si è spostato e viaggiato fin dai tempi più antichi. Prima si spostava per cercare riparo, per cercare cibo per sé, per la famiglia. Poi anche quando è diventato stanziale, anche in questo caso ha continuato a muoversi per cacciare, per esempio, per i primi scambi commerciali, per spirito guerresco, bellicoso, quando naturalmente trovando una tribù o incontrando delle tribù più deboli cercava di assoggettare e quindi rendere il villaggio più importante. E da prima questi racconti di viaggio si sono tramandati come memoria orale, come appunto tradizione orale, e poi in seguito con la scrittura sono diventati storia, sono diventati appunto memoria scritta. D'altra parte il viaggio in sé è una tematica che offre moltissimo alla letteratura, alle varie forme, proprio perché è un mix di tante cose. Nella narrazione di viaggio si mescola narrazione e descrizione, geografia e storia, suggestioni di popoli, ma anche suggestioni di singoli individui. E così, in questo incrocio tra realtà e fantasia, tra verità e meraviglia, si stabilisce, almeno sulla carta, un patto tra lo scrittore, tra il viaggiatore e il lettore. È il patto di accettazione del diverso, dell'inconsueto. Come capite bene, è molto più facile sulla carta che poi non nella realtà. Ma insomma, così avviene. Molte sono le forme in cui sono state raccontate le avventure di viaggio. Una fra queste, forse la più comune, la più diffusa, è il diario di viaggio. Potrei citarvi i diari dei grandi navigatori, da Cristoforo Colombo al diario scritto da Vicentino Pigafetta per i viaggi di Magellano. E poi uno che tutti conoscete è il diario di viaggio di Marco Polo. Marco Polo detta le sue memorie a Rustichello da Pisa, e poi queste memorie che sono arrivate fino a noi con il titolo di Milione vengono lette ancora oggi. Perché? Perché danno tutta una serie di informazioni anche sulle peripezie del viaggio, certamente, ma non solo, su quelle che sono le storie, le tradizioni alla corte del Gran Khan. Marco raccoglie un po' anche quelli che sono i temi letterari del luogo, in qualche modo ce li racconta. E poi, infine, utili al momento, certamente molto meno oggi, dà anche tutta una serie di indicazioni pratiche per chi viaggiava per fare mercatura. E quindi poi potrei citarvi anche tutti i diari degli esploratori, il nostro Savognan di Brazza, per esempio, ma anche altri, non so, Beomio Torchieri. Pensiamo agli inviati speciali, non tanto gli ultimi, che purtroppo vengono inviati spesso in località di guerra, ma pensiamo agli inviati speciali di 50, di 100 anni fa. Era veramente all'avventura, persone che partivano, non so, Luigi Barzini, Gian Gaspare Napolitano, tanto per citare qualcuno, partivano all'avventura e non sapevano bene quello che incontravano, quindi è chiaro che al ritorno erano desiderosi di raccontare. Anche Stanis ha usato
varie forme per raccontare le sue avventure di viaggio. Ne ha già parlato con suo allievo, il reportage, viene detto sono 700, ma anche la fotografia di cui era molto bravo, ma ancora oltre alla fotografia il documentario, anche il cinema, veramente ha usato le forme più inconsuete anche, poi anche romanzi, racconti, poesie. Per lui viaggiare assieme a scrivere era proprio le due passioni che più prendevano e hanno preso tutta la sua vita, l'ha fatto per tutta la vita. E quindi a un certo momento questi articoli, questi reportage l'hanno portato gradatamente a scrivere qualcosa di più. È stato ricordato l'ombra un po' incombente del prozio Ippolito, certamente era difficile per un giovane che desiderava come cosa che più diciamo, gli stava a cuore scrivere, confrontarsi con un simile mostro sacro. E aveva iniziato, ha iniziato con questi articoli, ma come dice giustamente, anche in maniera acuta, Fabio Pierangeli, il professore Vittor Vergata, che insegna proprio letteratura di viaggio, che ha scritto l'introduzione critica, spesso i suoi articoli erano intere terza pagina di una volta, spesso i suoi articoli possono essere considerati o degli brevi incipit per un romanzo, a volte poi lo ha scritto, oppure dei brevi racconti. E infatti da questi articoli, da questi viaggi, sono nati romanzi che hanno vinto i premi più importanti. Vorrei citare L'Isola del Paradiso, premio Strega 1987. Questo qui come è nato? È nato e ha fatto tre viaggi in Papua Nuova Guinea, di cui il primo anche con la moglie. Doveva essere un documentario, no? Mi sembra, sì, un documentario. Doveva essere un documentario, quindi ha raccolto tutta una serie di notizie. Poi ritornando, forse casualmente, nel Veneto ha conosciuto una storia mirabolante, una storia di emigrazione che riguardava il Veneto e il Friuli, ma riguardava anche la Francia e riguardava anche altri paesi europei come l'Olanda. Succede questo in breve: un fantomatico e pazzo scatenato marchese de Re bretone improvvisamente si autoproclama possessore di una delle isole della Nuova Guinea. Stiamo parlando della New Ireland. E quindi, dicendosi possessore di quest'isola, la lotizza. I lotti più importanti, più costosi vicino al mare, gli altri più lontani, meno costosi. Come conosceva? Lui non c'era mai stato. Perché la conosceva? La conosceva perché i capitani lungo la rotta verso l'Australia si fermavano alla New Ireland perché lì c'era e c'è tuttora una cascata, oltre che molto bella dal punto di vista paesaggistico, una cascata che ha una grande potenza d'acqua, acqua dolce naturalmente. E questa cascata ha una tale portata che il bacino, il piccolo bacino, la piccola baia dove le navi appunto attraccavano, era di acqua dolce, cioè il mare non riusciva a entrare. Quindi lui, sui racconti che aveva sentito, imposta questo suo progetto. Dov'è la grande furbizia di quest'uomo? Era difficile promuoverlo, era difficile diffonderlo, non c'erano naturalmente i mezzi che abbiamo noi oggi. Si allea con la Chiesa, va a parlare con i vescovi e dice: la situazione europea per molti paesi, per il Friuli, per il Veneto, ma insomma anche per la Francia, per quelle zone della Francia e dell'Europa, vive un momento di grande miseria, chiamiamola proprio col suo nome. Spesso su un campo devono vivere tante persone, i figli erano sempre tanti e quindi la vita era molto difficile. Lì c'è una terra fantastica, una terra che basta mettere il seme e viene fuori di tutto e di più. Un paesaggio bellissimo, una sorta di paradiso terrestre, di Eden sulla terra. Cominciamo i contadini ad emigrare là. La cosa riesce e a queste notizie che sono assolutamente storiche, che Stanis ha raccolto anche andando a consultare degli archivi francesi, quindi con una ricerca durata qualche anno, lui innesta il momento creativo che fa da fil rouge a tutto il romanzo. Una coppia di giovani sposi veneti
che fanno parte di questa spedizione. Quindi questi poveretti partono all'avventura, armi e bagagli, con molti figli, in un viaggio, potete immaginare quanto tremendo. Che succede? Che a un certo punto, durante il viaggio, ne muoiono parecchi, arrivano lì, detta in breve, la terra è vero, è ricca, è bella, è feconda, ma solo per le produzioni autoctone. Rifiuta assolutamente i semi che vengono da fuori. La stessa cascata, c'è una foto fra quelli a colori qua sul libro, con una grande ruota, che questi uomini vogliono imbrigliare in un mulino mosso proprio dalla forza dell'acqua, la cascata non si fa imbrigliare, fanno tanti tentativi, alla fine finisce tutto e capiscono che hanno perso. Nel frattempo ne sono morti degli altri, naturalmente. Quei pochi superstiti si trasferiranno in Australia e fonderanno la Cella Venezia, che poi diventerà la New Italy. E questa è la cosa strabiliante di questo romanzo, che non a caso ha vinto il premio Strega, qual è? È che c'è un dopo la vicenda avvenuta nell'Ottocento. C'è l'aiuto, il terzo viaggio di Stanisniego, quindi con altri articoli e reportage, l'aiuto che lui porterà a questa gente. Nel frattempo non ci sono più questi indigeni allo stato, diciamo, primitivo, la civiltà è evoluta e c'è anche una scuola. A un certo punto un terremoto blocca la cascata e loro chiedono aiuto proprio a questo amico così lontano. E lui, tra ministeri, fra varie cose, riesce a portare un aiuto. Dov'è la cosa strabiliante? A parte l'aiuto, è che le due parti del libro sono perfettamente collegate tra loro, e quando voi lo leggete non ve ne accorgete, non c'è lo stacco temporale. Quindi lì è la sua capacità, come già per i prati in fondo al mare, anche in questo libro lui riesce veramente a creare un nuovo tipo di scrittura, una nuova modalità di scrittura, in cui appunto alla storia, alla realtà storica si mescola la creatività. Ma anche gli altri libri di Stanis nascono da articoli. La signora Miu ha citato La balena azzurra, ci sono, troverete, diversi articoli sulla balena azzurra, ma anche, se voi pensate bene, Il prato in fondo al mare, anche quello è un viaggio nella memoria, un viaggio negli archivi, e ancora, ne cito ancora uno, Il palazzo del silenzio, un viaggio nel sottosuolo di Roma, dove Stanis incontra tantissime vicende. E tutto questo nasce, poi lui ne farà anche un libro di poesie, e tutti i suoi libri hanno comunque come questa tematica, che lui sviluppa in vari modi, antologie poetiche, romanzi, racconti, reportage. Il libro, vi ho appena detto, sono questi 50 articoli, è stato detto molto bene sia da Paolo Medeossi che da Consuelo, che il libro è molto attuale, proprio per comprendere le vicende, gli sviluppi delle vicende dei paesi in questo momento, dal punto di vista politico. Ma è anche molto attuale perché credo che Paolo, un giornalista come me, l'abbia visto, ha una scrittura assolutamente attuale. Tu sai, no? Se uno legge un articolo degli anni 50, il famoso Pastore o altre cose, uno dice, ma come scrivevano? Sono delle cose abbastanza pesanti, roboanti. No, Stanis scriveva benissimo già a 22-23 anni. Scriveva come potrebbe scrivere un giornalista di oggi. Ma meglio. Diciamo, quello che passa, bravo il giornalista di oggi. Volevo ancora dirvi un'ultima cosa, che è questa, sempre facendo un piccolo passo indietro. Volevo parlarvi brevissimamente del quello che è considerato il libro più antico di viaggio. Il libro più antico di viaggio è, secondo gli studiosi, l'epopea di Gilgamesh. Siamo nel terzo millennio, alla fine del terzo millennio. E Gilgamesh, che voglio citare per dire le parole esatte, era, dunque, appartiene alla lista reale dei Sumeri e potrebbe identificarsi con il quinto re della prima dinastia Uruk. Perché lo cito? Lui è il libro, magnifica le gesta di questo eroe protagonista, di questo Gilgamesh, come l'uomo che conobbe, cito, i paesi del mondo e che svelerà le cose segrete che ha preso dall'uomo Dio chiamato il lontano. Per quello che ho detto prima, che in genere
scrittore, viaggiatore e voce narrante sono la stessa cosa, anche in questo caso è vero, sebbene non sia stato Gilgamesh a scrivere la sua epopea, però l'autore ci dice: lui prima di me ha inciso tutto su pietra, proprio perché queste mirabolanti cose che ha preso dal Dio uomo chiamato lontano passassero agli altri, perché lui potesse fissare nella memoria. Quindi vedete, ci sono moltissimi modi per viaggiare, oltre a farlo direttamente. C'è il modo, c'è il viaggio attraverso la lettura, che ognuno di noi può fare comodamente, seduto a casa sua, nel posto più comodo, dove meglio crede, e immaginare questi luoghi, questi paesi che va via via scoprendo. Un antenato di Stalys, un antenato materno, Xavier de Maistre, 2 secoli fa, pensò di fare un viaggio intorno alla sua camera e ha scritto un libro bellissimo che si intitola proprio Viaggio intorno alla mia camera. Grazie. Allora, velocissimamente, perché come vi dicevo prima abbiamo una scadenza di tempo da rispettare. Ha detto 7:05. Ha detto dopo. Allora, prima di ascoltare un ultimo brano da parte di Vanni, volevo dire velocissimamente, 2 minuti, alcune cose. Sì. Prima cosa, il tratto in fondo al mare vince il premio Super Campieta, proprio di anniversario del 75. Vero. 40 anni, cosa non da poco, io sono un piccolo un fanatico di anniversari, quindi teniamo presente questa data. Seconda cosa, giornalisti, viaggiatori, scrittori di viaggio. Volevo ricordare una piccola gloria, una gloria locale udinese che viene sempre dimenticata. Però, tra i primi giornalisti inviati che scrissero e riferirono di guerra ci fu proprio un udinese, Giuseppe Marcotti. Giuseppe Marcotti, autore tra l'altro di libri che ebbero successo a suo tempo, a fine 800, le convertite, ma soprattutto la storia del Conte Lucio. Il Conte Lucio era quello che aveva il palazzo, qui c'è la signora Maricente Franco che sa tutto, a proposito, palazzo dei delatori in piazza 20 settembre che viene demolito e poi salvarono solamente Floriano e Venturini che sono in piazza Libertà. Comunque la storia del Conte Lucio venne scritta da Giuseppe Marcotti, che era un inviato, cioè lui scrisse libri di viaggio nel 1870-77 perché venne mandato sui luoghi dove si combatteva la guerra tra russi e turchi, quindi tra questi nomi, tra i riferimenti letterari di Stalys, appunto chiamo anch'io Stalys perché insomma giustamente, c'è sicuramente Jack London, certo. E poi Melly, uno dei brani più belli del libro è La lamento per le balene, bellissimo, eccetera. Poi, per quanto riguarda anche un po' come continuiamo a dire, questi sono testi, brani, articoli comunque attualissimi, per esempio pur scritto da una persona che è scomparsa quasi 9 anni fa, per esempio nel capitolo che presenta gli articoli europei, brevissimamente, non per rubare il mestiere a Vanni, però il fanatismo, scrive Nievo, il fanatismo religioso è un ottimo pretesto, come sempre, per manovrare e convogliare lo slancio di alcuni pronti a sacrificare la vita in nome di ideologie che nemmeno conoscono in modo profondo. E poi mi piacerebbe che il continente europeo rappresentasse nel mondo la conservazione delle piccole storie che fanno il carattere dei luoghi. È quello che stiamo facendo qui anche oggi. Poi tra i brani, eccetera, il numero uno, due, eccetera, è sicuramente quello sull'Irlanda, che è bellissimo. E Stalys trova delle analogie tra i fiulani e gli irlandesi. Titolo: come sono fiulani questi irlandesi? E poi nota che tra fiulani e irlandesi c'è un po' quel senso, lieve senso di follia creativa. Cioè, perché poi nella famiglia Nievo si intrecciano tante storie. Una storia molto curiosa, interessante, è questo, che come sapete James Joyce visse a Trieste. Il fratello di James Joyce era l'insegnante l'inglese e la mamma di Consuelo. Come si chiamava il fratello di James Joyce? Naturalmente Stanislao. Ha detto, ma io veramente sono incredibile. Altra cosa, allora, Stalys aveva questo modo di proporre la cultura, che non era un modo accademico, astratto, rarefatto per pochi, era un modo coinvolgente. Da lì nacque l'idea dei parchi letterari. Per esempio il parco letterario
che aveva come riferimento la fontana di Vecchiaredo, un luogo dove veramente si uniscono le storie di Nievo, ma anche di Pasolini, perché i luoghi del Nievo si uniscono a quelli del Pasolini, Casarsa, Corrado, eccetera. E quindi, per esempio, qui c'è un capitolo che poi riguarda proprio il castello di Colloredo, caro signor sindaco, dove c'era un presidente della provincia che morì nel 2000, ma il genere Canomezzi, che sognava per il castello di Colloredo una sorta di Louvre del Friuli. Io non so se Louvre. Adesso non so se quello che state facendo lì, mettendo insieme, perché sapete che il castello di Colloredo ha 360 stanze, una per ogni giorno dell'anno, però ha 22 proprietari, quindi sarà un condominio, e qui il sindaco sarà l'amministratore di questo condominio, quindi non so. Però l'idea era quello, e leggo qui il capitolo, scritto nel 2000, di far diventare un luogo dove la cultura fosse un qualcosa veramente di vivo, e non, sai, il solito convegno dove ci sono degli atti, dove nessuno legge, eccetera. Quindi anche l'idea di come trasmettere, come vive la cultura attraverso l'esperienza, no? Che poi voi avete continuato come fondazione, pur tra le difficoltà del giorno d'oggi. Quindi queste sono idee e spunti che voi trovate qui. E poi per quanto riguarda ancora l'Irlanda, ultima citazione, lui immaginava addirittura una taverna culturale, un luogo dove si mettessero sapori, atmosfere, scritti, dove si creasse, dove si venisse fuori un po' l'anima di un popolo. Tra l'altro, finisco con questo dato, quando si sbarca a Dublino, mi ricordo, ci sono delle grandi fotografie, no? Dove voi passate, in mezzo a queste fotografie ci sono tutti i grandi scrittori irlandesi, i grandi musicisti. L'Irlanda, che sì, ha 6 milioni di abitanti, adesso tanti per il mondo, comunque ha vinto 4 premi Nobel della letteratura, quindi c'è questo orgoglio. Ecco, una piccola idea per il nostro aeroporto di Ronchi, Trieste. Noi arriviamo, veniamo prosciutti, formaggi, montaggi, eccetera. Se ci mettessero, non so, Svevo, Pasolini, Stanis Nievo, Ippolito Nievo, non so. Sì, dal punto di vista enogastronomico sarebbe meno efficace, però insomma, uno sbarca e dice, beh, insomma, qui c'è anche, ci sono anche questi personaggi, forse. Sì, ma adesso leggo che la cultura è diventata, in questo momento così difficile dove ci si aggrappa a ogni speranza, è diventata improvvisamente uno degli assi forti. Quindi quando sbarchi a Trieste, come accade a Dublino, e vedi questi grandi ritratti di questi signori con le scritte, magari qualcuno si incuriosisce invece di fare il solito formaggio, salame, eccetera. Comunque noi speriamo tanto, oltre che nella fondazione, nel ricordo di Nievo, in quello che accadrà a Colloredo, seguiamo attentamente, non perdiamo di vista Colloredo, andiamo continuamente a Colloredo, perché il castello, no, grazie, no? Perché il castello di Colloredo è troppo importante per il Friuli. È incredibilmente, noi ci siamo messi tante medaglie meritatissime, il Duomo di Venzone, il Nuovo di Gemona, abbiamo ricostruito il Friuli in 10 anni, ok? Migliori del mondo, migliori, l'abbiamo insegnato, però il castello di Colloredo incredibilmente rimane ancora lì. Questo sarebbe veramente un romanzo da scrivere, perché lì è successo qualcosa, ma non... Poi secondo me è l'unico luogo che veramente si conosce a livello mondiale. Quando c'è tutta a me la regione mi ha detto una volta, c'è un dato piccolo contributo, ma in che misura ritorna al Friuli? Ho detto, guardi,